una rassegna per raccontare la straordinaria vicenda di Armida Barelli, oggi beata, protagonista non solo della Chiesa ma anche della società. Per questo la mostra, che trova posto fino al 13 maggio con ingresso gratuito negli spazi del Consiglio regionale lombardo del Grattacielo Pirelli, riveste un significato del tutto particolare. Anche oltre l'interessante realizzazione dei pannelli ispirata alla graphic novel ideata dalla giornalista Tiziana Ferrario e che si avvale dell'approfondimento storico di Aldo Carrera, direttore dell'archivio per la storia del movimento sociale cattolico Mario Romani. Non a caso quindi presenti all'inaugurazione sono stati l'arcivescovo, i vertici di Regione Lombardia, molti rappresentanti ai massimi livelli dell'Università Cattolica e dell'Istituto Giuseppe Toniolo. Difendere la parità di genere. E anche noi, perché noi oggi ne parliamo tanto di parità di genere, ma purtroppo non è che si facciano dei grandissimi passi avanti. Io dico sempre che si raggiungerà la parità di genere il giorno in cui non se ne parlerà più, perché quel giorno saremo finalmente riusciti a raggiungere questa grande vittoria, che è una vittoria di civiltà, una vittoria che sulla quale non si dovrebbe neanche parlare. Non è mancata neanche la nipote di Armida Barelli. Una grande donna lombarda nel suo approccio alla vita, col pieno DNA lombardo, no? Molto concreta, con mille idee, con molta voglia di fare, che non si arrendeva mai. Insomma, ha costruito come dei pezzi anche della società lombarda, racconto solo uno che ha dato un contributo fondamentale alla nascita dell'Università Cattolica di Milano. E poi aveva questa capacità di coinvolgere le persone in maniera estremamente positiva. Quindi il fatto che sia stata beatificata, perché poi ha avuto, come dire, un grande percorso di vicinanza anche alla fede e la capacità anche di trasmettere questo entusiasmo e di coinvolgere la gente, ad esempio anche nell'attività politica, che è qualcosa che oggi manca molto, no? Questa partecipazione alla vita politica, ecco, le donne in politica, l'emancipazione in generale. Una sottolineatura questa che arriva anche dall'arcivescovo. Armida Barelli è riuscita con una energia straordinaria a motivare migliaia e migliaia di donne a sentire le istituzioni come luogo di esercizio della responsabilità, quindi ha contribuito in modo determinante a togliere quella specie di inerzia del costume che praticamente escludeva le donne dalla responsabilità in ambito sociale e civile, amministrativo e politico. Quindi mi sembra che questa presenza qui in un palazzo regionale, quindi un luogo istituzionale, sia un omaggio dovuto e anche un modo per far conoscere, ecco, questa opera straordinaria che ha fatto di lei una protagonista di questa partecipazione delle donne alla vita della comunità, della Chiesa, della società e anche alla vita politica. Sabato è stata beatificata, che vuol dire che abbiamo riconosciuto in lei un'opera di Dio che la propone come modello di vita per tutti i cristiani. È molto opportuno ricordare oggi la figura anche da laici nel mondo civile di Armida Barelli, anche per il ruolo che lei ha avuto da laico nella Chiesa, ma da laico dentro alla comunità civile di allora.